dopo tanta, diciamo, attesa, sindaco, c'è questa commemorazione che va a dare un po' un significato a questo campo per chi veramente ha fatto tanto, non solo per Acquaviva Calcio, ma penso che per tutto il territorio. Dà un significato allo sport ad Acquaviva, dà un significato al ricordo di una persona che ha amato questo sport, ha amato Acquaviva Picena, ha amato i ragazzi di un tempo e i ragazzi di oggi, e che ha dato tantissimo ad Acquaviva Picena fino a che ha avuto la possibilità, e questo amore continua nella famiglia. Ecco, quindi diciamo, vabbè, questo ormai le tradizioni del calcio, però Acquaviva tra bambini e adulti seguono sempre a stare nel calcio dilettantistico e non solo. Sempre, il calcio è uno degli sport più importanti e oggi devo dire si allarga e vede anche protagonismo da parte delle donne, questo è anche molto bello. E continua nei giovanissimi, nei più piccoli che oggi hanno giocato, sono tantissimi e l'amministrazione non può che sostenere, ripartire da un progetto che avevamo visto quando c'era ancora Vincenzo Mora. Investiremo con questo bilancio 200.000 euro per riqualificare sia il palazzetto che il campo di calcio. Grazie sindaco. Grazie a voi. Giustamente non poteva mancare per questa rimpatriata tra Acquaviva e Samp Paolo Beni, che giustamente non ha bisogno di presentazioni, il grande capitano, questa dimostrazione che c'è stato sempre questo bel rapporto tra Acquaviva e Sametto da quando giocavi, quindi tu te la porti un po' anche nel cuore. Sì, sì, è vero, è vero. Infatti quando io telefono ai giocatori per fare questa partita, no? Esatto. Come se telefonato per dire Acquaviva, ho visto quanti ce ne è venuti. Sì, addirittura esatto. Basilico è venuto anche. Io vengo anch'io. Certo, anche perché voi fate parte un po' della storia bella di Sametto, ma non perché adesso non è bella, però le tradizioni cambiano, vanno e vengono, e poi tra l'altro, nonostante sei ancora giovanissimo, fai il direttore tecnico a Grotta Mare. Senti Paolo, il calcio... No, non essere bugie. Come sta cambiando il calcio negli ultimi anni, perché si pensa solo al denaro, però vedo che con Mancini stanno riprendendo un po' in auge i giovani nostri italiani. Sì, io penso che c'è una buona base. Sai come sono? Sono infornate, se c'è l'infornata giusta. Gli allenatori sì, l'uno va e l'altro oggigiorno, dai, più o meno. Esatto. Però se capita l'infornata giusta e sa dare la carica, ecco, più che altro la carica giusta a questi ragazzi che sembra l'abbiano presa, insomma. Esatto. Sembra ci vuole... che poi sono anche ragazzi bravi, insomma. Esatto, credere un po' più loro ripartendo un po' dalle basi come hanno fatto in altri stati. Bravo. Ma anche l'altra, l'Olanda vinceva tutto, no? Bravo. Finita quell'infornata lì non ha vinto più niente. Eppure adesso ci dice faceva qualcosa. Allenamento con i tronchi sulle spalle nei boschi, quello, per quello vincano. I boschi ci sono lo stesso, i tronchi ci sono lo stesso, però un periodo non hanno più vinto. Sono periodi che capitano. Quando, tornando all'Acquaviva qui, noi venivamo in ritiro qua a Acquaviva, sicché c'è proprio una fratellanza storica, sì, veramente. Ok Paolo, grazie, buon proseguimento, ti vogliamo rivedere sempre sui campi. Veniamo a dare il tuo consiglio. Ciao, grazie. Giustamente non potevamo dimenticarci di Luca Balletta, oltre ad essere vice sindaco, la bandiera dell'Acquaviva ai tempi di Vincenzo Mora, però dico, ci tenevi tanto a questa cosa, l'hai già programmata e quindi oggi è stata una festa, abbiamo visto tante vecchie glorie, tante persone dello sport e non solo, per dare un po' un verso e un senso a quella che è stata un po' la storia di Acquaviva. Sì, veramente, guarda, sono... un'emozione grande, una settimana che la sera facevo fatica a prendere sonno perché pensavo a questa giornata da dedicare al nostro amatissimo Vincenzo Mora, al nostro presidente, e onorarlo nel miglior modo possibile. E devo dire che ha risposto alla grande, la cittadinanza ha risposto, sono venute le vecchie glorie, giocatori storici con grande piacere, i bambini con le famiglie, sono veramente orgoglioso di questa giornata che non lasceremo. Non lasceremo cadere solo a una giornata, ma cercheremo di continuare a organizzare eventi sportivi qui al campo per ricordare sempre le figure storiche come Vincenzo Mora, e poi sul video che vedremo più tardi ci saranno anche le persone che hanno dato tanto anche all'Acquaviva, che sono state figure storiche che non ci sono più e che ricordiamo sempre con grande affetto. Ecco, poi volevo anche aggiungere che tu giustamente con questa data cercherai anche di fare dei tornei partendo dai bambini, considerando tutto quello che è il territorio, non solo. Sì, assolutamente sì, i bambini sono il nostro futuro e il divertimento, il calcio inteso come divertimento per le giornate appunto di festa dove le famiglie vengono tutte insieme, si trascorrono delle ore in allegria, quindi loro con la passione che trasmettono a noi grandi
sicuramente continueremo su questo andamento. Poi oggi devo dire, ecco, che per Vincenzo si sono mossi in tanti, si sono mossi da San Benedetto, si sono mossi i ragazzi della curva della Nord, Massimo Cioffi, che sempre con la collaborazione con il nostro paese, oggi hanno cercato anche di fare una raccolta per portare avanti un progetto che le Vecchie Glorie portano avanti, dello stadio Fratelli Ballarin. E in più comunque tutte le Vecchie Glorie dell'Acquaviva, rivedersi oggi, rivedersi su un video, rivedere la famiglia di Vincenzo, è stato bello, dai. Io penso che la festa è riuscita, il presidente dall'alto sicuramente sarà stato orgoglioso che Acquaviva non si scorda di lui. Ha detto il collega Benigni che ha dato un segnale, qualche goccia di pioggia, quindi vuol dire... Esatto, e io pensavo proprio a questo, perché nel momento che facevamo la benedizione alla targa per il campo a Vincenzo è scesa qualche goccia d'acqua come un segnale per dire ci sono, vi guardo, vi vedo. E poi niente, siamo divertiti in campo, sai, dopo tanto tempo rivedere i compagni e fare anche qualche gol dopo un po' di tempo che non mi metto le scarpette, tra l'altro non me le sono neanche rimesse perché giocavo con quelle da tennis, che non c'ho più quelle con i tacchetti. Però ecco, davanti ai miei figli, sai, i miei figli che vedo che hanno la mia passione come tanti bambini, e sono, insomma, sono contento di aver ricordato il presidente in questa giornata, e cercheremo di farlo sempre più spesso. Grazie Luca, grazie a voi. Grazie. Io ho fatto, ascolta, dopo